Bentornati a Ginnasticomania. A cavallo di questo 2020-2021 abbiamo deciso di proporvi un meglio di, un best of di questo pazzo 2020. Un anno di ginnastica artistica veramente più unico che raro, una stagione agonistica che ha travolto e stravolto i piani, gli allenamenti di atleti e federazioni in tutto il mondo a causa di una pandemia globale, il Covid-19 appunto. Ma nonostante tutto, Enrico Casella, le Fate e Vanessa Ferrari, inossidabili, hanno continuato ad allenarsi e hanno partecipato ad alcune selezionatissime competizioni, a cui eravamo presenti anche noi di Ginnasticomania. E allora cominciamo a rivivere questa particolare con la prima tappa di Serie A di Firenze. Siamo in compagnia di Angelina Melnikova, una stella incredibile russa. E Angelina, ci racconti il tuo inizio da piccola, quando hai cominciato, perché ti sei innamorata di questo sport? Lei è innamorata in questo sport perché quando sono appena piccola è entrata in palestra, è innamorata del suo allenatore. E lui ha fatto quasi tutto per lei. Lei c'è stato un gruppo di allenatori e lei piaceva fare quasi tutto. E da inizio lei ho capito che è proprio la sua vita. Questa è la tua seconda Olimpiade e sei così giovane. E è diversa questa volta, questa Olimpiade? La vivi in un modo differente? Sono di Firenze tantissima, perché questi altri 4 anni adesso l'ho data sicurezza di più, esperienza di più, qualità di più. E quindi adesso lei prova a fare il suo migliore ancora. Amazing! We are here with the amazing, wonderful Tatiana Nabieva. We are fans of you. You are amazing. We love you very much. Oh, thank you. I love Italy. I love this competition. It's very great competition. I think it's a very good level. Yes. Huge fans, audience, many people. Yes, very big person, and I can say hello, and I love all guys. Thank you. I love gymnastics, and I love my team. I go training with Salerno 4 years. 4 years we training together in summer, and it's a very great emotion. Yes, and strong. I love this competition. I have 25 years old, and I'm old gymnast, and it's this competition is very good for me. And for the future, your life in the future? Future. When you will be older? After gymnastics? After gymnastics I will... Actress? No, I can, but I don't want. It's very difficult for me. I will coach. Coach. With my coach, we will together training group. Yes. Now I'm coach with little children in a gymnastic center. In San Pietroburgo? In San Pietroburgo, yes. I love my city. My city is very beautiful. Okay. Come in my city. Okay. You are the Cameron Diaz of gymnastics. No, all peoples, many peoples say me, I'm look like Uma Thurman. Ah, Uma Thurman. My cameraman says yes. Yeah, cameraman yes and Uma Thurman no. Desiree, caro figlio, la tua storia, il tuo rapporto con la ginnastica artistica, quando è scattato questo amore? Allora, io faccio ginnastica artistica da sempre, i miei genitori allenano, quindi praticamente ci sono nata in palestra. Okay. E diciamo che la passione vera e propria secondo me è nata sui 12-13 anni, quando hanno iniziato proprio a chiamarmi per le varie gare, e quindi sì, mi ha appassionato più o meno in quel periodo là. Quindi le gare ti stimolano, cioè sono un aspetto di questo sport che ti carica? Sì, mi carica, e tutte le volte voglio fare sempre di più, portare cose nuove e far vedere che sono pronta e sono
a posto per fare le gare, sì. Allora, un tuo punto di forza che ti contraddistingue tantissimo è il tuo incredibile corpo libero, la tua acrobatica, tra l'altro con i salti in avanti molto particolare e abbastanza inusuale. Che cos'è il corpo libero per te? Beh, il corpo libero per me è, diciamo, vabbè, a parte il mio attrezzo di punta, e poi mi piace davvero tantissimo farlo e voglio esprimere proprio tutta me stessa. E anche perché è un mix di acrobatica e di interpretazione musicale. Sì, esatto, cioè il corpo libero devi mettere grinta, forza, eleganza, è un mix di emozioni poi che, cioè, mi piace proprio cercare di far interagire anche il pubblico. Tu come ti sei appassionato a questo sport? È stata una coincidenza? Beh, allora, io, diciamo, sono un po' figlio d'arte, perché i miei genitori avevano e hanno tuttora una struttura dove praticavo ginnastica praticamente da quando sono nato. In realtà non ho mai fatto l'allenamento vero e proprio, però comunque sono cresciuto in palestra. Verso gli 8 anni mi hanno proposto di fare una competizione e, diciamo, un po' così a gioco, hanno visto che ero molto portato, quindi mi hanno proposto di continuare questo percorso. Quindi un po' da lì è nata la faccenda. Gli anelli cosa significano per te? Beh, è comunque una caratteristica che ci rappresenta un po' a livello internazionale da generazioni, no? Siamo diventati il paese degli anellisti, penso. Questo quindi è bello, perché comunque rispettare una tradizione e portarla sempre ai massimi vertici è importante. Tu sei passato a livello mondiale da un bronzo ad un argento. Queste medaglie, in vista poi delle Olimpiadi, sono un peso per la pressione psicologica o invece alleggeriscono questa pressione? Beh, diciamo che comunque ci sono entrambi i lati della medaglia, nel senso che da un lato c'è la pressione comunque di sapere che sei riconosciuto come un atleta forte, quindi uno di quelli che potrebbero giocarsi il risultato finale alto. Dall'altra è una conferma del lavoro che ho fatto, quindi è per me una garanzia che il lavoro che sto facendo procede bene. Dopodiché, ovviamente, il risultato finale poi è una serie di incognite. E da Firenze andiamo a Milano. Durante il lockdown, Desiree Carofiglio ci inviò delle clip che realizzò lei stessa per noi, per farci vedere come si allenava dal suo salotto, dall'armadio di casa sua, dove aveva addirittura costruito una sorta di parallela simmetrica. E in più si coordinava e si interfacciava con Bucci, il suo allenatore, da casa propria via internet. È molto interessante, guardiamo. Ho appena finito di fare il lavoro di là del riscaldamento, adesso mi sono trasferita qua in corridoio e inizio a fare volteggio con i preatletici, perché questa qui è diventata la mia rincorsa. Thank you.
Olimpiadi e niente, testa alta e si continua a lavorare anche da casa. Un bacio a tutti e ciao! E da Milano andiamo a Brescia. Vanessa Ferrari ci inviò anche lei alcune clip dove ci mostrò come si stava allenando, come teneva duro e creava una situazione molto motivazionale anche presentando queste clip sui social. Ma questa clip che state per vedere la realizzò proprio per noi. Guardiamo. Ciao Chiara, il rinvio delle Olimpiadi non mi ha turbata particolarmente perché ho lavorato tanto per arrivare fino a qua e sicuramente il rinvio appunto di qualche mese non cambia assolutamente niente, anche perché ho avuto tanti infortuni che mi... Thank you.
un anno di ginnastica nel 1000, sì, nel 1000, ciao.